per fare il pan pepato sono farina, zucchero, mandorle, nocciole, frutta candita che sono cubetti d'arancio, bicarbonato d'ammonio e spezie. Dopodiché viene preparato, messo dentro due caldaie del rame, viene mescolato e a fine, diciamo, cottura per virgolette, viene messo il cacao. Si mette il cacao, viene amalgamato insieme al zucchero, l'acqua e i cubetti d'arancio sempre sul fuoco. Una volta che si è fatto, diciamo, si è amalgamato bene il cacao con tutto il resto dei prodotti, si mette dentro alla caldaia, si fa girare, si mettono le mandorle per ultimo, la fa e lo zucchero. Dopodiché si mette sul tavolo, si fa un pasto e si taglia con questa macchinuccia bilancia qua, si pesano i pezzi, si mettono sul tavolo, si lasciano raffreddare, una volta raffreddati si mettono in padella. Dalla padella vanno in forno, dopo dal forno una volta cotti si aspetta qualche giorno in modo da maniera che l'umidità faccia ritorno il suo corso, che ammorbidisca un po' il pan pepato perché è un po' duretto, e dopo viene ricoperto in glassa con la cioccolata.